Allora, diciamo stamattina abbiamo visto la parte più, potremmo dire, più lunga dell'argomento sulla glorificazione di Gesù Cristo e del resto nel pomeriggio, dopo pranzo, poi c'è il calduccio, finalmente cominceremo a lamentarci del caldo, perché fino a qualche giorno fa ci lamentavamo che l'aria era troppo fresca, che pioveva forse un po' troppo, ora cominceremo a lamentarci per il caldo e è nella nostra indole trovare sempre un motivo lamentoso. E il suo periodo deve fare caldo, è giusto che sia così. E dicevo, dopo pranzo, con il caldo così, non è facile tenere la concentrazione nell'ascoltare un fratello, quindi se vedrò qualche testa che fa un po' così, non è un problema. L'importante è che non russate. Così, perché se russate poi date fastidio a chi sta accanto a voi. Se invece mi addormento io, allora mia moglie verrà a darmi una gomitata per tenermi sveglio. Allora, siamo tutti svegli? Non ho sentito molti si convincono, però io li prendo per scontati. Allora, stamattina abbiamo visto da Giovanni, capitolo 12, ci siamo soffermati in maniera particolare nei versetti 20 a 23, dove alcune persone provenienti dalla Grecia chiesero ai discepoli l'opportunità di vedere Gesù. Abbiamo detto che potevano essere diversi i motivi che li muovevano a fare quella richiesta, poteva essere qualche motivo di curiosità, magari sentire qualche discorso suo particolare, magari, perché no, vedere un miracolo. E Gesù rispose in una maniera che in un certo qual modo ci ha sorpreso, perché disse: è venuto il momento che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. E abbiamo detto che effettivamente lui è stato glorificato, non secondo il concetto di questo mondo. È stato glorificato, ma il suo percorso è stato un percorso che definirlo estremamente tortuoso, irto di difficoltà, e dire poco, perché noi non riusciamo a comprendere sino in fondo la gravità del nostro peccato che ha indotto il Signore a fare quello che ha fatto. E del resto, se noi riuscissimo a capire la vastità e quanto il nostro peccato è aberrante agli occhi di Dio, credo che la nostra stessa vita avrebbe una svolta non da poco. Ma non riusciamo ad avere, purtroppo per noi, un'idea e un concetto della profondità, della gravità del nostro peccato. E il Signore Gesù per la nostra salvezza ha quindi seguito un percorso, una serie di tappe estremamente dure, che vanno dal tradimento, all'arresto, al processo, alla derisione da parte delle persone, a essere picchiato, schiaffeggiato, preso a pugno, essere offeso in una maniera di estrema gravità, sputi in faccia, all'umiliazione della tomba, alla flagellazione, alla crocifissione, tutta una serie di tappe che in un certo qual modo le possiamo anche comprendere, però lui, l'aspetto particolare del Signore è che più che l'aspetto fisico, che noi potremmo anche sperimentare se qualcuno ci facesse tutte quelle cose, ma lui, la cosa diversa è che sulla croce diventerà in un certo qual modo la stessa icona del peccato, il simbolo del peccato. Lui diventerà maledetto addirittura da Dio per la nostra salvezza. Quindi la sua glorificazione c'è stata effettivamente, l'abbiamo visto stamani, dal momento della resurrezione all'ascensione, al ritorno nella sua gloria celeste che aveva lasciato, è il caso di dire temporaneamente, per la nostra salvezza, e ora è alla destra del Padre. Ecco, diciamo che in questi pochi minuti ho cercato un po' di riassumere quello che abbiamo visto stamani. Ora poniamoci una domanda che per certi versi è conclusiva: perché? E per chi? Perché il per chi Gesù ha subito tutto questo? In definitiva poteva benissimo farne a meno, ma lui disse: io vado a deporre la mia vita per riprenderla successivamente. Gesù ha subito tutto questo per ogni persona che si ravvede, che si pente del suo peccato e che chiede al Signore la salvezza. Quindi vediamo adesso il versetto 24 del Vangelo di Giovanni, capitolo 12. Gesù disse:
In verità, dopo aver detto è venuto il momento che il figlio dell'uomo deve essere glorificato, in verità, e quando Gesù diceva in verità, e nel Vangelo di Giovanni spesse volte troviamo questa frase ripetuta, in verità, come dire anche se vi sembra incredibile, è così, in verità, io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Sembra quasi strano che Gesù, dopo aver appena detto che è giunto il momento per lui di essere glorificato, va a dire e si va a confrontare, a paragonare a un granello di frumento. Ora io non ho esperienze contadine, non sono nato in una zona agricola, qui vedo che la campagna invece è molto lavorata, è anche molto estesa, non per niente siamo della pianura padana. E io ho imparato, anche da piccino mi ricordo facendo piccoli esperimenti, a volte mia mamma mi diceva Franco sbuccia i fagioli freschi. Io che facevo? Mi ricordo avevo i miei 9-10 anni, li sbucciavo e quando trovavo un fagiolo che aveva una specie di radice che usciva fuori, lo mettevo da parte. Andavo sul balcone dove c'era un grosso vaso e facevo un buco col dito e ficcavo dentro, scusate c'è una cosa che mi sta gironzolando perfettamente intorno, ma prima o poi si stancherà. E piantavo quel fagiolo dentro, non ci crederete, rimanevo affascinato quando poi vedevo tempo dopo che veniva su. E da adulto non sono molto cambiate le mie caratteristiche. Anni fa, forse mia moglie si ricorda ancora, ho seminato in un cesto riempito di terra, ho seminato, o se mi ricordassi, Carlotta, io mi può ricordare cosa ho seminato che poi cresceva. Ho seminato qualche cosa, era qualcosa di verde, ma non vedo adesso che cos'è. E mi ricordo per annaffiarlo, sapere cosa facevo? Presi una bottiglia di plastica, il tappo lo bucherellai e lo spruzzavo così, perché dicevo se butto l'acqua con l'innaffiatoio rischia di portarsi via i semini. Rimanevo affascinato di vedere queste pianticelle venire su. Gesù aveva ragione, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane su. Ed è così. Per crescere la pianticella deve morire quel seme. Degli scienziati una volta hanno fatto un esperimento, hanno preso un seme, lo hanno, come dire, sfogliato tutto, poi lo hanno ricomposto, lo hanno piantato, non è cresciuto niente, perché nello sfogliarlo in pratica l'avevano ucciso. Invece quando il seme viene piantato, come dire, vivo, diciamo vivo, allora produce. Gesù si paragona a quello, lui paragona se stesso a un granello di frumento. È il caso di dire guardate che profonda lezione di umiltà il Signore ci viene a proporre, ci viene a mettere davanti. Lui è un granello di frumento, lui che è il creatore di quello, si va a paragonare a quello. Però è successo proprio quello che ha detto, è morto sulla croce, però è tornato in vita. Da proprio l'idea della pianticella che torna in vita e tornando in vita ha prodotto molto frutto. Qual è il frutto? Noi diremmo siamo noi, gloria a Dio, ma non siamo soltanto noi, ci sono tantissimi altri nostri fratelli e sorelle che non conosciamo. Io non conosco tutti i figli di Dio e tutte le figlie di Dio, né della mia generazione, né dei tempi futuri quando io non ci sarò più, e neanche dei tempi passati quando io non c'ero. La famiglia di Dio è di una vastità che forse ci lascerà sorpresi quando nella grazia di Dio e nella sua gloria potremo contemplare. E il libro dell'Apocalisse ci dà uno spaccato quando andiamo a leggere di vedere queste miriadi, miriadi di figli. Ma andiamo avanti, perché Gesù non è casualmente che va a dire altre cose dopo aver parlato di questo granello di frumento che se rimane solo non produce nulla, ma se muore produce molto frutto. Questo fa capire, da quello che Gesù dirà dopo, che lo stesso deve avvenire per la nostra vita. E qui dobbiamo dire ai noi, perché siamo mossi molto spesso da un egoismo estremamente radicato e profondo nella nostra vita. Vorremmo che la nostra vita portasse frutto abbondante, copioso, ma non siamo molte volte disposti a morire
a noi stessi, ai nostri egoismi, alle nostre meschinità, alle nostre miserie. Gesù disse: chi ama la sua vita la perde. È un concetto totalmente differente da quello che questo mondo insegna. Questo mondo dice: tu devi amare la vita, tu devi amare te stesso, tu devi metterti al centro di te stesso. Volete un esempio? Ve lo faccio vedere, ma non riuscirete a vederlo. Vediamo se ho un euro in tasca, direte perché. Ce l'ho. Il nostro euro, tanto amato da alcuni, ma tanto bistrattato da altri. Riuscite a vederlo? Chi è che non ha mai visto un euro? Ma se voi lo girate sull'altro lato, l'altro lato della medaglia, cosa trovate? Un uomo. Questo è l'euro italiano, un classico. Un uomo che con le sue braccia così si dirà: vuole rappresentare il Cristo crocifisso? No. Io sono il centro di me stesso. Questo vuole rappresentare. Tutto deve girare intorno a me. Ogni cosa. Io sono il centro dell'universo. Questo vuole rappresentare l'uomo del nostro euro. Se voi prendete l'euro francese, tedesco, di altre nazionalità, non trovate questo. Noi italiani in certe cose siamo superlativi. E io sono italiano come voi, mi viene da dire spesse volte, siamo superlativi in senso negativo. Qui Gesù sta dicendo: se tu ami la tua vita, se tu ami la tua vita, la perdi. Se io ragiono così, io voglio realizzare i miei sogni, i miei progetti, le mie ambizioni, il mondo dei non credenti mi applaude, mi porta in palmo di mano. Dirà: questo sì che è uno da imitare, questo sì che è uno da seguire, questo sì che è un leader. Cosa dice Gesù? Ami la tua vita? La perdi. In definitiva, se io raggiungessi tutti gli obiettivi che io mi propongo o che il mondo mi propone, cosa otterrei? Otterrei dei bei fogli di carta con i quali potrei tappezzare il mio studio, dottore in questo, dottore in quell'altro, dottore honoris causa, quindi questo passo. Ma nel momento che io lascio questa vita, se la mia vita non è appartenuta veramente al Signore, se non ho messo il Signore veramente al centro della mia vita, il Signore, pensate che mi applaudirà? Non mi applaudirà. Chi ama la sua vita la perde. Il Signore Gesù, potremmo dire, la sua vita non l'ha amata. Non l'ha amata, in un certo senso. Perché lui è venuto qui sapendo che veniva a morire. Noi invece viviamo troppe volte per raggiungere i nostri obiettivi. I miei obiettivi. E gli altri devono girare intorno a me, in qualche modo. Io devo essere un po' come il sole e gli altri come i pianeti che gli girano intorno. In questa maniera, come credenti, come cristiani, non realizziamo il piano di Dio per la nostra vita. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Chi odia la sua vita, se un non credente legge questo versetto, dice: questo cristianesimo è da pazzi. Ma questo è Cristo. Prendere o lasciare. Vedete, miei cari, noi troppo spesso ci gloriamo del fatto che Cristo è il nostro Salvatore e in certi ambienti direbbero amen. Ok, va benissimo. Ma Cristo non vuole soltanto essere il nostro Salvatore. Cristo vuole essere il nostro Signore. Allora credetemi, spesse volte gli amen dopo questa parola non vengono, non scaturisco, perché il Signore della mia vita, la maggior parte, anche dei credenti, non lo dicono a voce alta, non lo diciamo a voce alta, ma dentro di noi, il Signore della mia vita sono io. Un po' come l'uomo dell'euro, io sono il centro della mia vita. Allora voglio che il Signore sia il mio Salvatore, il mio Signore.
tutto al più 50 e 50, tutto al più, non ci siamo. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi segue, disse Gesù, mi segue, e là dove sono io ci sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Chi di noi non potrebbe essere onorato da Dio? Chi di noi? Tutti. E Dio vuole fare questo. Vuole fare questo. Per onorarci è necessario che il credente, la credente, segua realmente il Signore. Si dirà come, dove. Il dove non come, il come sì. E prima parlavo con due giovanissimi che mi hanno fatto delle domande molto intelligenti e profonde, e parlando con loro mi è tornato in mente quello che diceva un mio vecchio professore alla scuola biblica, un fratello che ora è col Signore da parecchi anni. Lui diceva: della Bibbia non mi spaventa quello che non capisco, mi spaventa quello che capisco. Perché quello che non capisco, posso dire: Signore, perdonami, ma non l'ho capita questa. Invece quello che capisco, io non posso dire: Signore, non l'ho capito. E allora suggerivo ai miei giovanissimi interlocutori: preoccupiamoci di mettere in pratica quello che comprendiamo della parola. Vi sembrerà poco? Non è poco. Direi che è praticamente tutto. Se uno mi serve, mi segua, e dove sono io ci sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Se io voglio essere onorato, se tu vuoi essere onorato, non abbiamo altre scelte che seguire questo. Stiamo attenti, a volte noi rischiamo di attirarci l'onore degli uomini, l'onore dei fratelli e delle sorelle. Stiamo attenti, è rischioso. Perché anche l'onore che i fratelli e le sorelle ci possono dare è relativo. L'onore è veramente grande. È quello che Dio ci vuole dare, è quello che Dio ci vuole dare, fa questo percorso. Vedete, non soltanto Cristo ha avuto un percorso estremamente accidentato prima di essere glorificato, ma anche il credente non si deve aspettare una vita che sia rose e fiori, il credente si deve aspettare tutt'altro. Seguire Cristo fedelmente, spesse volte, per non dire sempre, può comportare proprio questo. E Gesù continuò il suo discorso, cerco di non stancarmi. Ora è turbata la mia anima, versetto 27, ma cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Vedete, Gesù sapeva, ovviamente da sempre, perché stiamo parlando della seconda persona della Trinità, lo scordiamocelo, lui sapeva da sempre che veniva nella dimensione umana per morire in quel modo là e per diventare maledizione per noi. C'è per questo che sono venuto. Se noi sapessimo, se qualcuno ci potesse dire che fra un giorno, fra un'ora, fra una settimana avremo tante di quelle batoste, mazzate, come reagire? È facile che forse cadremmo nello sconforto, nella preoccupazione. Forse cominceremo a pensare: oh, allora in questo poco tempo devo cercare di fare qualcosa per sistemare i miei figli, la mia famiglia, il loro futuro. Gesù già sapeva quello che gli sarebbe avvenuto. Tanto è vero che quando qualcuno legga su Pietro, dice: questo non ti accadrà, Gesù lo rimprovera molto severamente. Tu non sai questo. Tu non stai parlando con bocca tua, ma addirittura è Satana che suggerisce queste cose. E il Signore andò per la sua strada. E allora Gesù dirà: Padre, glorifica il tuo nome, versetto 28. Vedete, è bello, Gesù non si preoccupava di glorificare lui se stesso. Dice: è giunto questo momento, ma non è che io mi autoglorifico. Io faccio soltanto quello che il Padre mi ha chiesto di fare, punto. Senza altre domande, senza fronzoli, punto. Il Padre mi ha chiesto di fare questo, di dare la mia vita sulla croce, lo faccio, perché è la cosa migliore, perché è la cosa giusta, e l'ha fatto. Perciò Gesù dirà: Padre,
glorifica il tuo nome. E qui entriamo in uno scenario alla nostra mente difficilissimo da comprendere, ma è vero. E allora venne una voce dal cielo. Questo è prima ancora che Gesù fosse, come dire, asceso nella gloria celeste. E il Padre che parla dice: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Evidentemente questa voce del Signore ha le orecchie delle persone, suonò in una maniera strana. La gente cominciò a chiedersi: è stato un tuono? Altri pensavano: un angelo gli ha parlato. Gesù, versetto 30, disse: questa voce non si è fatta per me, ma per voi. Vedete, anche in questo Gesù non sta lì a raccattare un po' di gloria. Questa voce non si è fatta per me, ma per voi. E ora viene il giudizio di questo mondo. Colui che la scrittura definisce il principe di questo mondo comincia ad essere sconfitto. Ora sarà espulso fuori, cacciato fuori il principe di questo mondo. Sapete bene di chi sta parlando? Di Satana, il diavolo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. E parlava in questa maniera per indicare di quale morte doveva morire. Quindi Giovanni, che ha scritto queste cose, lo Spirito Santo l'ha guidato a scrivere queste cose, e lui ha ricordato questi fatti e li ha scritti a posteriori, ovviamente. Non è che ha scritto un diario di giorno per giorno. Capì che Gesù stava parlando della sua morte. E allora la gente gli rispose: noi abbiamo udito dalla legge che il Messia dimora in eterno. Come dunque dici tu che bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? E Gesù disse loro: guardate che ancora per poco la luce è fra di voi. È interessante, Gesù in un certo qual modo non risponde in maniera diretta alla loro domanda, ma risponde come spesse volte faceva quando lui sapeva che la gente non voleva credere in lui. Risponde con una specie di enigma: per poco tempo ancora avete la luce fra di voi. A volte io mi domando, fra gli amici che c'erano stamattina o forse anche questo pomeriggio, queste parole valgono ancora oggi? La luce del Cristo è ancora per poco fra voi. Camminate mentre avete la luce affinché non vi colgano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va, se non si segue il Signore. E questo vale anche per noi più tempi. A volte noi potremmo rischiare di dire: beh, ormai il Signore mi ha salvato, sto a posto. E ci viene quasi spantaneo di fregarci le mani, perché ce l'ho fatta. Ma se è vero che il Signore è stato lui a salvare, cosa ho fatto io? Niente. Non ho fatto niente. Ma ora che lui mi ha salvato, a chi appartiene la mia vita? A me? No. A lui. Se è vero che lui ci ha riscattati, la nostra vita a chi appartiene se lui ha pagato il riscatto della nostra vita? Appartiene a noi? Stiamo scherzando? Non ci appartiene. Vedete quanto è distante il messaggio cristiano dal messaggio di questo mondo? La vita cosiddetta tua non ti appartiene, la vita cosiddetta mia non ti appartiene. E allora stiamo attenti a non trastullarci in questo: il Signore mi ha salvato, sto a posto, l'importante è che sono stato salvato. Poi vabbè, vuol dire che mi perderò le corone, mi perderò i premi, mi perderò il plauso di Dio, però sto a posto, sto nel paradiso di Dio. È vero, quando il Signore ti ha salvato per sempre. Ma che tristezza non avere la sua approvazione. Che tristezza non avere il suo ben fatto, figlio mio. Sei stato fedele in poche cose, ti costituirò su molte cose. Perché accontentarci, come dire, delle briciole, quando possiamo avere una bella fetta? Perché accontentarci di una mollichina quando possiamo avere una bistecca bella, grossa e sostanziosa? Per quale motivo? Mentre avete la luce, disse Gesù, versetto 36, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Ora è probabile, me lo auguro con tutto il cuore, che forse tutti presenti siamo già divenuti dei figli e delle figlie di Dio. Gloria a Dio, se così è. Però perché non desiderare che la nostra vita veramente sia sua? In definitiva ha riscattato la nostra vita. Pensiamoci, a prescindere dalla nostra età, se siamo giovani,
pietà media, pietà anziana, se siamo uomini, se siamo donne, se siamo sposati, se non siamo sposati, se siamo genitori, se siamo figli, che la nostra vita veramente possa appartenere a Lui. Il Signore Gesù è venuto su questa terra ed è stato glorificato realmente. È stato innalzato e glorificato in una maniera trionfale da Padre. Perché? Perché ha obbedito al Padre, sino al Padre. Non si è lasciato distrarre, deviare, influenzare, neanche da un Pietro, che poco prima lo riconosce per quello che era, tu sei il Cristo, tu sei il Messia. E poi gli dirà, no, più a Gerusalemme non ci andrai, tolga questo Dio dalle tue idee. E Gesù non si è lasciato distrarre neanche da quel caro apostolo, che gli era chiaro, da quel caro discepolo, scusate, poi diventerà apostolo, intanto era un discepolo. La glorificazione del Signore Gesù, un cammino estremamente arduo, molto difficile, per noi impossibile, ma è bello vedere che il Signore è stato obbediente fino alla fine. E io, e noi, giovani, giovani, persone anziane, persone di mezza età, come vogliamo glorificare Cristo? Vogliamo glorificare nella nostra vita realmente oppure no? E soltanto io posso rispondere per me, soltanto tu puoi rispondere per me. Non posso rispondere per te e tu non puoi rispondere per me. Sta a me, sta a voi dare la nostra singola e individuale risposta, se vogliamo glorificare Cristo nella nostra vita. E guardate, a volte noi ci lamentiamo in un certo senso dicendo questo mondo sta diventando sempre più difficile, non accolgono il messaggio dell'Evangelo. Forse dovremmo chiederci, il messaggio dell'Evangelo non viene accolto, forse perché i predicatori, ma non dico coloro che si mettono dietro a un tavolo come me o su un pulpito a predicare l'Evangelo, forse perché i predicatori, cioè il singolo credente, non è credibile. E se non sono credibile per la vita che vivo, la gente tra belle parole, però la sostanza dov'è? E quindi dipende dallo stile di vita, come il credente la vive, la vita cristiana, e il mondo accoglierà o non accoglierà questo messaggio. Ma a prescindere dall'accoglienza del mondo, il credente è chiamato a ricordarsi che la sua vita appartiene a Cristo. Ritornando solo un attimino su queste parole, chiama la sua vita. Miei cari, chiediamoci, come figli e come figlie di Dio, se noi abbiamo realmente messo il Signore al centro della nostra vita oppure no. Torno a dire, solo io posso rispondere per me e tu puoi rispondere per te. E se così non è, per la grazia di Dio possiamo ancora chiedere al Signore che Lui prenda realmente il timone, la guida della nostra vita. Padre, ti vogliamo ringraziare per la tua parola. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché il tuo figlio Gesù ci ha parlato in questi versetti che abbiamo visto stamane e anche ora. Ci ha parlato come sempre in una maniera profonda, chiara e in una maniera che non avremmo immaginato, ma lui sapeva quello che diceva, perché lo diceva, e quindi Signore noi prendiamo atto di quello che lui ha detto e detto. Padre, sicuramente dobbiamo chiederti perdono individualmente oltre che come chiesa. Dobbiamo chiederti perdono perché chissà quante volte non abbiamo lasciato tuo figlio Gesù di essere realmente il Signore nella nostra vita. Di questo perdonaci. E Padre, dacci tu ancora di più quella forza per seguirti in maniera che la nostra vita realmente non appartenga, ma realmente appartenga a te e che tu faccia della nostra vita realmente quello che tu vuoi. Aiutaci, Padre, veramente a stimare la vita dal tuo punto di vista, non dal nostro punto di vista, e a essere come il Signore Gesù, che ti ha ubbidito sino alla fine, sino all'ubbidienza della croce. Padre, voglio nella tua grazia ancora avere misericordia di noi. Voglio tu, Signore, ancora una volta
darci quella forza, quella capacità di essere obbedienti a te. E concedici ancora, Padre, di benedirti, di ringraziarti, di lodarti, di glorificarti, Padre, non solo con le nostre parole, ma realmente con la nostra vita che è nel nome di Gesù che ti preghiamo e ti benediciamo.